Sesta tappa del Tour de France. Si andava da Binche a Longwy per 219,9 km complessivi. Tappa che si è decisa in due frangenti. Il primo frangente, la fuga. La lunga fuga con Wout van Aert, Quinton Simmons e Fuglsang. Fatta per due motivi. Primo motivo, perché la UAE comunque dovesse tenere il gruppo e aumentare e far lavorare gli uomini di Pogačar. Secondo, perché la maglia gialla è comunque un simbolo del primato e fa comunque paura. Anche se non è un uomo di classifica, non farà classifica, Wout van Aert. I tre hanno un vantaggio anche di 5-5 minuti e mezzo. Pian piano vengono recuperati prima Fuglsang, poi Simmons, poi un eccellente Van Aert. Anche se io fossi stato nella Jumbo, avrei fatto attaccare Laporte, qualcun altro invece di Van Aert, che poteva giocarsi pure la tappa oggi. Invece no, amici, ha perso tantissimo. Ovviamente ha perso la gialla, che è andata sulle spalle di Tadej Pogačar, che ha vinto anche la tappa, con secondo posto di Michael Matthews, terzo Goudou, quarto Pidcock, Quintana, Toins, Vingegaard, Martinez, Roglic, Bardet. Questi sono i primi 10. Un Pogačar in formato monster, come ieri. Ieri ha fatto veramente un miracolo, non essendo un uomo da pietre. Ed oggi ha messo in fila in un arrivo, non era il Mont Ventoux, non era una salita, era uno strappetto. Riuscire a battere Michael Matthews sul suo terreno vuol dire che c'è veramente. E questo è solo l'inizio. Siamo solo alla sesta tappa e molto probabilmente abbiamo già trovato il vincitore. Per quanto riguarda la classifica della maglia gialla, in testa c'è Tadej Pogačar con 4 secondi di vantaggio su Nelson Powles, 31 su Jonas Vingegaard, 39 su Yates, 40 su Pidcock, 46 su Thomas, 52 su Vlasov e chiude la top 8 Daniel Felipe Martinez a un minuto. Per quanto riguarda la classifica per la maglia verde, primo Van Aert, secondo Jakobsen, terzo Philipsen. Maglia qua, maglia come miglior scalatore. In testa c'è sempre Cort con 11 punti. Dietro di lui c'è Guillermo e Van Aert a 2. Con un punto c'è Simmons, Goudou, Fuglsang e Bennett. Sì, Mosca quindi ha fatto 2 punti oggi. Da meno 1 è passata a 1. Maglia come miglior giovane. In questo caso è sempre Pogacar. Ma domani la vestirà Pidcock. Perché Pogacar è già in maglia gialla. Secondo Pidcock, terzo Philipsen a 1,58. Direi ottimo. Quarto McNulty, quinto Leknessund, sesto Jorgensen. E per quanto riguarda la classifica come squadre, in testa c'è la Ineos Grenadiers, secondo la Jumbo Visma, terza la Bora Hansgrohe. Domani c'è la Super Planche de Belle Fille. Si decideranno molte cose domani. Si va da Tomblaine alla Super Planche de Belle Fille, 176 km. Ci sono due arrivi di terza categoria e l'arrivo di prima categoria, che non è horse category, è solo di prima categoria. La maglia a pois cambierà padrone, non sarà più Cort, che anche oggi ha cercato di andare in fuga. Solo io, anche
Solo anche ieri è andato in fuga ed anche oggi. Si è messo in testa questo obiettivo, Magnus Cort. Favoriti per la tappa di domani: Vingegaard, Pogacar, Vlasov, Roglic, Gudu, Quintana, tutta gente che comunque va e forte in montagna. Potrebbe esserci una delle sorprese, magari può essere Michael Storer come Thibaut Pinot, Michael Woods, Fuglsang, magari ha fatto le prove oggi per una possibile vittoria domani. La maglia gialla non dovrebbe cambiare, dovrebbe rimanere sempre sulle spalle di Tadej Pogačar.